Buongiorno buona gente, questo cardiale saluto vi giunge nuovamente dagli studi di ETV per la vostra rassegna stampa. Oggi sono sei anni di nulla rispetto al Presidente del Consiglio Meloni ma non voglio più sentire dire non vi lasceremo soli. Cominciamo da qui eh, questa seconda parte di rassegna stampa, perché queste parole? Perché la Meloni ieri è intervenuta eh, durante eh, il messaggio con il quale ha ottenuto la fiducia alla Camera dei Deputati e c'è stato un... Passaggio dedicato proprio alla regione Marche. Eh, che cosa ha detto? Non vi lasceremo soli, solidarietà. Eh, purtroppo il punto quale tante volte lo abbiamo sentito eh, sul fronte del terremoto, adesso sul fronte dell'alluvione. Sarà la volta buona. Adesso bisognerà darle tempo, evidentemente, di dimostrare che rispetto ad altri governi precedenti, non cito quali, tanto più o meno tutti, è eh, dello stesso colore, di colori diversi, hanno mancato. La promessa, non vi lasceremo soli. Sarà la volta buona che le marche non saranno lasciate sole. Ce lo auguriamo. Notizie locali, ancora il caro bollette che non fa sconti, chiude il Tucano, storica pizzeria, non solo, pizzeria e ristoranti in archivio, 34 anni di storia. La crisi che colpisce anche zona Ascoli, Scorpacciatona, subito di notizie. Il pesce azzurro, prezzi crollati, ma il gasolio invece è alle stelle. E allora che succede? Prezzi bassi, troppo costoso andare in mare. Pescatori costretti a fermarsi nuovamente. Succede a San Benedetto. La scuola di Sforza Costa Almestica, ma il Dem Ricotta esce per protesta una decisione che non piace all'opposizione e qui invece una bella storia. Da Fano una colletta per salvare un albero. Salvato il leccio di Fano, condannato invece al taglio con una colletta finisce in un giardino, la questione della uh, piaga alcolici tra giovani e giovanissimi. Dopo la notizia di ieri uh, di questa uh, ricreazione a colpi di vodka. Al Rinaldini di Ancona un'altra storia oggi viene raccontata. Sbronza alla gita di classe della terza media di una scuola di Osimo. Scoperti dal professore. A beneficio di chi aveva confuso le due cose sono due notizie diverse che vengono messe di seguito una all'altra proprio per la gravità della situazione. Poi la bagarre Mangialardi Aguzzi, con la Mangialardi che chiede le dimissioni dell'assessore regionale Aguzzi che. Gli gli risponde, allora lui rinunci alla prescrizione sul tema della drammatica alluvione che colpì invece nel 2014, proprio la zona di Senigallia. La cronaca ci porta ad un ritrovamento sciocca ad ancora in pieno centro morto un 56enne all'interno della propria Abitazione è stato ritrovato ieri sera morto all'interno della sua abitazione del quartiere Adriatico, un uomo di 56 anni. Dai primi riscontri, la vittima sembrerebbe aver accusato un malore da diverse ore. A proposito di notizie eh, legate invece al nostro sito TVMarche.it, in primo piano. Chiaramente la questione della vodka, ricreazione e abbiamo anche un servizio su questo. Ma vi voglio dedicare questa storia. Alluvione Marche. Ho visto la morte in faccia dopo la devastazione. Riapro la mia taverna dei Guelfi. Poco fa eravamo a Senigallia, chiude il Tucano per il Caro Bollette. Abbiamo parlato della Meloni che dice: Non vi abbandoneremo. E c'è chi però risponde: Abbiamo sentito mille volte queste stesse eh, parole e allora. Eh, a proposito un po' di eh, chi lavora e un po' di alluvione queste due tematiche sono raccolte eh, dalla storia del titolare della Taverna eh, dei Guelfi ascoltiamola questa eh, testimonianza davvero emozionante perché si parla di uno che stava per essere eh, travolto dall'acqua e invece eh, ce l'ha fatta In 40 minuti sono venuti circa 70-80 cm di acqua qui dentro e io non sono più riuscito ad uscire sono rimasto fermo in una porta e l'acqua è arrivata circa 150 cm sul mio corpo sono stato uh, lì attaccato a una grondaia per circa tre ore e mezzo e poi quando sono arrivati i vigili ovviamente mi si è aperto il cuore però è stata veramente molto molto dura C'è commozione? In Tanto perché ho visto la morte davanti agli occhi e... non si augura nessuno però Ringrazio veramente i vigili perché mi hanno, mi hanno letteralmente salvato la vita. Giovedì 15 settembre alla taverna dei Guelfi è una serata come molte, trascorsa tra cibo di qualità e qui la carne è un marchio di fabbrica, buon vino e spensieratezza. Sono le 23 circa quando il Misa mette in atto un piano ostile. Maurizio Pergolini, il titolare, riceve una telefonata: Fai andare via tutti, il fiume sta uscendo! E così fa assieme ai collaboratori, mettendo in sicurezza i clienti in sala e quelli che soggiornano al piano superiore. Per lui però non c'è tempo per scappare, la piena lo raggiunge, bloccato lì, in balia dell'acqua il fiume fango, spettatore inerme della furia che si sta battendo sul suo ristorante, viene salvato l'incubo finisce, ne inizia un altro però che si materializza quando inizia a capire cos'è rimasto della sua attività l'attrezzatura della cucina l'abbiamo rifatta tutte, tavoli, sedie ripristinati però in parte l'abbiamo dovuto rifare ancora nuovi e tutto quanto l'impianto elettrico e riscaldamento, anche che adesso ci siamo attrezzati con il camino. Abbiamo dovuto smontare tutto e rifare tutto da capo come se dovessimo aprire un ristorante da nuovo. Ma Pergolini non è solo nella ripartenza, in tanti subito tendono una mano per aiutarlo. Tanti amici ci sono venuti ad aiutare, sono armati di, di scope, scoppettoni, pale, vanghe, eccetera, per pulire il fango mentre i colleghi, tanto affetto da parte dei colleghi perché tante persone ci hanno mandato tutti i giorni un pasto caldo da consumare qui in quanto noi non avevamo possibilità di cucinare. È stato veramente bello e toccante per me perché comunque è un segnale di affetto che che è importante per fare queste cose e soprattutto è stimolante per andare avanti. Tant'è che la Taverna dei Guelfi da giovedì 27 ottobre potrà riaprire regolarmente con un aperitivo da strutturare per chi ha consentito a Maurizio e il suo staff di rialzarsi e poi una cena un mese e mezzo dopo, con forza e determinazione, provando a cancellare il fantasma dell'alluvione. Essere arrivati a questo momento che siamo prossimi alla riapertura per un motivo di grande soddisfazione e anche ovviamente grazie a tutti i nostri collaboratori e tanti amici che ci hanno aiutato. Questa è la voce di uno che ha visto la morte in faccia, ma ha anche sentito la solidarietà. A proposito a delle parole di Giorgia Meloni sull'alluvione, non vi lasceremo soli, tante polemiche, insomma, ripeto vediamo se dopo i tanti non vi lasceremo soli che abbiamo ricevuto da eh, Presidenti del Consiglio delle più disparate colorazioni, vedremo se stavolta sarà la volta buona, ma ve lo faccio sentire il passaggio della Meloni sulle Marche tra un po' eh, tra poco. Piano traffico per Muraglia, Torniamo, rituffiamoci eh, sui giornali marchigiani Bretella, Rotonde Zone 30, il quartiere diventa strategico per la futura viabilità della città. Poi la storia di cronaca, saluto Diego che sta seguendo Minaccia tutti per evitare lo sfratto. Si barrica con la fiamma ossidrica. Fortunatamente le forze dell'ordine intervengono ed evitano la tragedia. Sarà lo scudiero a gestire gli eventi a Villa Berloni. E poi Fano. Terme di Carignano per la precisione, saluto Sabina, saluto uh, Silvia. Terme di Carignano, dicevo, un investimento da 41 milioni di euro. Cantiano, sindaco ed esercenti chiedono aiuti per gli alluvionati. Sono passati, mh, siamo al 26 uh, di ottobre, uh, un mese e dieci giorni e ancora non è arrivato un euro. Non ce ne dimentichiamo. Padre Damiani, i rincari alle rette via WhatsApp. Quote più alte nella casa per anziani a partire dal 2023. La comunicazione è arrivata tramite appunto uh, il WhatsApp. Nelle marche degli obiettori si parla di aborto. Tema delicato, il diritto all'aborto. Nelle marche, se ne è parlato tanto in campagna elettorale, era un tema lanciato dalla, dalla sinistra, le marche non garantiscono il diritto all'aborto. Il colore politico, spiega il giornale, non c'entra. Il tema è tornato al centro del dibattito dopo un'interpellanza del PD in Consiglio regionale. Dai dati forniti dal sistema sanitario regionale emerge come il problema sia cronico e non dipendente da chi, tra destra e sinistra, ha guidato o sta guidando sinistra guidato, destra sta guidando uh, il governo regionale affermo per esempio il 100% dei ginecologi si rifiuta di praticare l'IVG che cos'è l'IVG? Interruzione volontaria di gravidanza, perché io poco fa l'ho spiegato, è arrivato un messaggio che diceva no, non possono uh, vietare alla donna lo, il diritto eccetera ma si tratta di un diritto di una donna di abortire, sancito dalla Costituzione, ma c'è anche il diritto si chiama obiezione di coscienza, è un diritto di un professionista chi è iscritto all'albo lo sa anche io per esempio se c'è una notizia che ritengo non sia uh, giusta da dare ho il diritto di non darla si chiama obiezione di coscienza nel mio caso poco cambio, insomma la notizia la dai non la dai in realtà in questo caso nel tema aborto è più delicata la faccenda perché un medico può Decidere in coscienza secondo i miei valori, la mia vita, le mie sensazioni, non voglio far abortire una donna perché, secondo quel medico, evidentemente in quel feto c'è una vita, c'è una coscienza, c'è anche chi giustamente la pensa diversamente e quindi fa, eh, fa pratica d'aborto, che è diritto, ripeto. Ma nelle marche c'è anche, come in Italia e in tutto il mondo, l'obiezione è di coscienza non dipende dal fatto che adesso nelle marche ci sia uh, la destra o il centrodestra a governare questo è un pochettino il punto certo è che nelle marche c'è un caso e cioè c'è una concentrazione di tanti medici che sono obiettori di coscienza ma questo non dipende da uh, questo o da quell'altro uh, governo mangialardi contro aguzzi brutta pagina ieri nel consiglio regionale sono volati letteralmente stracci l'assessore si dimetta chiede mangialardi aguzzi risponde e allora tra lui rinuncia alla prescrizione rispetto al processo per l'alluvione del 2014. Eccola qua, non lasceremo soli gli alluvionati. La Presidente Meloni ieri durante il saluto e la richiesta di fiducia alla Camera, oggi toccherà al Senato della Repubblica, più o meno sarà lo stesso discorso. Ha parlato delle Marche. Io ho il servizio, il pezzettino. La nostra redazione è stata bravissima a cogliere il momento e poi sentiamo le vostre opinioni. Servono investimenti strutturali per affrontare l'emergenza climatica, le sfide ambientali, il rischio idrogeologico, l'erosione costiera e per accelerare i processi di ricostruzione dei territori colpiti in questi anni da terremoti e calamità naturali, come la drammatica alluvione che nella notte tra il 15 e il 16 settembre ha sconvolto la Regione Marche. Consentitemi insieme a tutti voi di rinnovare qui il cordoglio per le vittime e la vicinanza a tutta la comunità. Siamo al vostro fianco, non vi abbandoneremo, contate su di noi. A vostra disposizione per i commenti sarà la volta buona. Adesso giudicarla e dire non lo farà eh, è un giudizio a prioristico e quindi è un processo alle intenzioni non mi pare corretto. Eh, però è vero che già in passato abbiamo ricevuto queste, queste parole in vano. Patrizia, buongiorno. Laila, buongiorno. Silvia ci scrive: Mi attirerò contro una marea di commenti negativi. Ma scusate, alle gite di scuola che avete fatto voi, specialmente in quelle di più giorni, non c'erano già decine di anni fa queste sbronze in camera che i professori provavano a contenere bussando alle porte delle camere la sera? Con questo non voglio dire che vada bene, anzi, io fregandomi di non appartenere al gruppo Bravate, non ho mai partecipato, nessuno mi ha mai escluso da nulla durante il resto dell'anno scolastico. Mi stupisco invece che ci stupiamo di queste notizie. Cari adulti, dovete, avete vissuto finora, aprite gli occhi, mi chiedo scusa Silvia, mi chiedi una storia personale, alle medie mai, cioè alle medie ragazzi, al, nella mia storia, nel mio percorso e probabilmente nella mia generazione, alle medie o oh, 12 anni, qui si parla di una notizia che fa riferimento carissima. Uh, ad un episodio che si è verificato nella gita di Terza Media mi ricordo sì per non fare il Santarello che ma nella gita di quinto superiore all'ultimo anno eravamo tra l'altro praticamente tutti maggiorenni capitava che ci fosse durante la gita all'estero la, la bottiglia che si metteva a disposizione ma qui si tratta di eh, gita di terza media siamo così al giornale per Ancona e provincia sbronza la gita di terza ragazzini di 13 anni di un istituto scolastico Simano sorpresi da un prof con bottiglie di alcolici, e poi mi permetto, seconda riflessione: il fatto che si facesse già in passato giustifica il fatto che si faccia ancora oggi? Non mi pare quadrare la faccenda intanto non credo che si facesse in passato in così tenera età punto 1 punto 2 non lenisce la gravità della faccenda intanto chiedono scusa i 12 studenti del rinaldini sospesi per vodka in classe si sono giustificati dicendo solo una bravata torniamo alla questione nazionale oggi il voto al senato dopo il quale sarà completamente operativo il governo meloni una battuta L'incontro cioè tra Draghi e Meloni, nelle più belle frasi di Osho, è satire, assolutamente, e quindi una, uno scherzo. Diciamo così, l'incontro, poi la consegna della campanella. Eh, la Meloni che sfoglia evidentemente eh, le istruzioni e eh, di Palazzo Chigi, sede del Presidente del Consiglio, e dice: Le istruzioni dei condizionatori stanno qui?, chiede la Meloni. E Draghi le risponde: Quali condizionatori? Scusa, in riferimento alla battuta divenuta storica di Draghi, che diceva: Preferite i condizionatori o la pace? in Ucraina sul tema energetico, insomma battuta che poi però ci porta alle notizie ufficiali saluto intanto Gilberto Gasparoni che ieri è stato nostro ospite un passaggio del segretario regionale di Confartigianato lo metteremo oggi sui nostri TG il discorso di Giorgia Meloni passo passo il giorno della fiducia intanto sia alla Camera Ieri che oggi al Senato, orgoglio, nazione futuro, la prima donna Premier racconta un'altra Italia, un'ora e dieci Uh, avevo detto 60 minuti. In realtà, per essere precisi, la Meloni ha parlato per 70 minuti. Insomma. 8000, pensate, dice il giornale, 8226 le parole nel suo discorso. Uh, ha parlato in particolare uh, di fascismo. Non ho mai provato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici. Per nessun regime, fascismo compreso. Questo ha detto sul tema del fascismo. Sulle tasse c'è chi invece ha, le ha imputato uh, un prossimo condono fiscale. Allora, chi oggi ha detto la Meloni ha la volontà di fare impresa in Italia va sostenuto e agevolato, non vessato. Il passaggio che a mio modesto parere è stato il più importante e per me il più bello, perché la politica va fatta non per avere i voti ma per prendere le decisioni, secondo me, che servono per il Paese, è questa qua. Farò quello che va fatto anche a costo di non essere rieletta, sarà così? Punto di domanda, la cosa importante, però, che l'ha ben tanto detto, cioè ci sono dei provvedimenti da prendere a prescindere dalla popolarità o meno di quegli interventi. Torniamo un attimino ai giornali, eravamo alla sbronza in gita di terza media. Fateci sapere cosa ne pensate. Saluto anche Ivana e poi la beffa. Tuffi e Tintarella, l'estate infinita sarà una novembrata anche verso Halloween. Abbiamo fatto le previsioni del tempo, sarà bello. Ci sarà un bel tepore. Questa per esempio è Fano. Buongiorno, abbiamo le bancarelle già piazzate là. Macerata, Porto Sant'Elpidio, ecco anche dalla webcam di Porto Sant'Elpidio, fino a come non ci siano più gli ombrelloni, ma è normale, è fisiologico. E allora è un peccato, però, perché eh, si poteva sfruttare questo, questo caldo, ma nessuno avrebbe mai previsto. Questa ondata di super tepore. Fango contro la sede della Regione Marche. Ricorderete quella manifestazione finita male, malissimo. Guai per cinque manifestanti. La, il dramma della solitudine non risponde da giorni, trovato morto nel suo letto. Arcevia, ladri nella filiale, l'allarme non suona e allora i ladri ne approfittano in fuga col bottino. Lavo dopo i piatti e giubbotte allora. Calci e schiaffoni alle due figlie. Un papà finisce a giudizio per maltrattamenti in famiglia. Quando era nervoso, si sfogava con noi, e complimenti allora per aver avuto in famiglia la capacità la forza il coraggio di denunciare Ascoli Fortezza Pia in quattro step affidati progetti definitivi che prevedono il restauro delle mura e la creazione anche di percorsi archeologici la chiusura purtroppo dei serbatoi per la siccità perché se da un lato sì sì ci piace tanto il sole d'altro canto manca l'acqua è mancata quest'estate sta mancando adesso allora altri comuni finiranno di notte senza acqua tra Ascoli e Fermo. San Benedetto, rumori e teppismo, giovani scatenati in Piazza Cristo Re. Addio Ser Giacomo, il monsignore della Quintana. Infermieri in arrivo invece ad Arquata, e questa è una buona notizia, in 17 piccoli paesi dell'entroterra che non devono essere lasciati, non devono essere abbandonati. Poi il tema... Del pesce azzurro, purtroppo vi annunciamo un'altra settimana di fermo per quanto riguarda i marittimi: perché? perché il prezzo è crollato, il gasolio invece è alle stelle. A queste condizioni, dicono i marittimi: meglio restare a casa. Il pesce è stato venduto a 4 soldi, il prezzo del gasolio è tornato a salire. L'atteggiamento delle banche non aiuta, e questo è il motivo per cui, tra l'altro, il gasolio è diventato ormai costantemente. Più costoso della, della benzina. Un discorso manifesto, i 12 punti di Giorgia Meloni. Torniamo alle notizie nazionali. Per esempio ha detto più soldi in tasca alle famiglie, questo è un aspetto magari che possiamo sottolineare. Oltre al caro energia, le famiglie si trovano a dover fronteggiare un livello di inflazione che ha raggiunto l'11,5%. Ha parlato di questo ma non ha parlato delle bollette, la parola chiave bollette non l'abbiamo sentita e su questo in molti hanno commentato e... Criticato. Ho pronto anche un, un servizio carino sull'eclissi. Sull Ieri ve l'avevo annunciato. Guardate che tra le 11 e mezzo e le 13 e 30 eh, ci sarà l'eclissi. Guardatela, funzionerà? Non funzionerà? Si vedrà bene, si vedrà male. I genitori dove vivono? Eh, ci chiedono intanto, sicuramente non alle medie. Tra un po' eh, parleranno di sbronzi in quinta elementare. Ma stiamo scherzando? Ecco, sinceramente, concordo anch'io. Ci chiedevano, guardate, ci diceva un messaggio, guardate che ste robe. you <laughs> si facevano anche prima eh, le sbronze nelle gite scolastiche ci sono sempre state, io mi sono permesso di dire sì ma no alle medie e c'è un messaggio che condivide con me, Luciano da Senigallia tra l'altro eh, ci scrive su questo, buongiorno Maurizio come vedi questa mattina ho anticipato il saluto eh, credo più a quello che ha detto la Miloni a differenza delle visite strappalacrime per esempio dell'ex ministro dell'interno Lamorgese, poi quando andavo alle medie io, anni 70-74 non si sapeva cosa Volesse dire bere alcol, allora su questo tanti hanno commentato. Sentiamo la storia di ieri, non quella di oggi, della sbronza alle medie, ma quella della vodka durante la ricreazione. Andrea Fiano. Due ragazze prendono una bottiglia in mano e iniziano a passarsela dentro la bottiglia, però c'è vodka ed entrambe sono minorenni. Poi girano un video col proprio smartphone e lo postano sui social. Il problema è che si trovano all'interno di una classe del liceo classico Rinaldini di Ancona, biennio scienze umane, durante la ricreazione e che l'azzardo o la bravata di bere alcol in aula si allarga, i protagonisti sono 12. Quel video viene intercettato non solo dagli altri studenti ma anche dai docenti, vengono avvisati immediatamente i genitori e sospesi i ragazzi dalle lezioni per un periodo di tempo che va dai 3 ai 15 giorni. I genitori, convocati dalla dirigente scolastica, hanno convinto i propri figli ad autodenunciarsi e metà classe ne è rimasta coinvolta. Un episodio che apre riflessioni sui disagi giovanili, in particolare post pandemia. Perché? dei ragazzi durante la ricreazione devono ritrovarsi a trascorrere del tempo piacevole, magari interrompendo la loro, la, la loro routine anche per un po' alleviare le loro ansie. L'uso dell'alcol sinceramente è un dato preoccupante. L'età media è scesa delle prime assunzioni alcoliche, nonché anche delle abbuffate alcoliche. Evidentemente c'è un enorme disagio. Il perché di questo disagio? Eh, possiamo elencarlo su tanti punti di vista. Per esempio, eh, sappiamo bene che il Covid ha portato a numerosi disagi psicologici nei giovani. Quindi l'uso dei social per certificare la trasgressione? In questo caso lo si posta immediatamente. Per i giovani che sono cresciuti, eh, li chiamiamo nativi digitali, sono cresciuti già con eh, un cellulare in mano, non c'è più un limite tra la vita online e la vita offline. Sono totalmente confusi tra ciò che è reale e ciò che è virtuale. Per i giovani, a volte, si esiste condividendo. Il ruolo di scuola e famiglie. La scuola può solo punire, chiaramente, e questo è quello che una scuola, un preside, un dirigente scolastico può fare. L'aspetto più importante è quello di cercare di capire cosa fanno questi ragazzi con i loro tablet, con i loro cellulari. In realtà, però è necessario. E si entri dentro il loro mondo senza chiaramente colludere questo è il pensiero dell'esperta sul tema ho registrato diversi messaggi anche di critica non tiriamo fuori il covid non è solo il problema del cellulare insomma bisogna però andare a scavare un pochettino più nel profondo grazie per i tanti messaggi tra i quali quelli legati alla Meloni poi torniamo alla cronaca questa incredibile barricato in casa siamo ad Urbino per evitare lo sfratto minaccia tutti con la fiamma ossidrica ma ci arriviamo intanto la Meloni dovrebbe dedicarsi a cose importanti non rispondere a provocazioni legate a Questione di Lana Caprina. Ieri non ha parlato di bollette, la dice lunga. Ciao da Saverio. La parola chiave: bollette è mancata. Questo mi ha colpito, ha colpito anche me. Non vi lasceremo soli, già è stato detto. Basta andare a Visso e Ussita per vedere, toccare con mano il disinteresse dei governi centrali. È vero, di altri governi però, e quindi vedremo se da parte sua ci sarà una risposta da parte della Meloni. Perché la Meloni ha risposto sulla questione il presidente e la presidente? Perché c'è chi da sinistra addirittura ha chiesto le dimissioni della Meloni perché non si fa chiamare la presidenza. La Presidenta, insomma, in questo momento credo umilmente che gli italiani abbiano altri problemi, altri pensieri. Mio parere. Barricato in casa, eccola qua per evitare lo sfratto, minaccia tutti con la fiamma ossidrica. Blitz della polizia eh, per quanto riguarda il quartiere Tra l'uomo aveva preparato bottiglie piene di benzina e acido muriatico, poteva finire molto molto peggio. Un ringraziamento particolare alle forze dell'ordine, polizia, vigili del fuoco, al blitz hanno partecipato appunto una decina di poliziotti, pensate, eh, oltre che i vigili del fuoco. Perché eh, questo comportamento perché non voleva essere sfrattato e per opporsi ha pensato bene di barricarsi in casa minacciando con la fiamma ossidrica accesa chiunque cercasse di tranquillizzarlo Invitandolo ad aprire la porta. Fortunatamente nessuno si è fatto male. Restiamo ad Urbino. Ora parte la comunità energetica. Il fotovoltaico su sei edifici pubblici. Sindaco e Assessora Foschi presentano i vantaggi e tre scuole diventeranno autosufficienti. Questo è importante anche, devo dire, da Urbino ad Ascoli. È stata lanciata questa iniziativa. Ascoli, che per tornare alla questione delle bollette e degli aiuti, eh, scherzosamente, ma neanche troppo, abbiamo detto fatto meglio di Draghi perché il Comune di Ascoli arriverà a portare fino a 300 euro a famiglia per pagare le bollette, ce lo ha spiegato la, il sindaco Fioravanti. La prima misura che abbiamo fatto è di mettere in campo 170.000 euro e dare eh, da eh, 150 euro in su fino a 300 euro per i nuclei familiari, ad esempio 300 euro li diamo per i nuclei familiari sopra 4 persone però per un nucleo familiare di una persona diamo 150 euro ovviamente per un reddito ISE basso. E invece per redditi un po' più alti diamo dai 100 euro fino a 250 e quindi abbiamo fatto subito questa misura perché vogliamo eh, dare eh, questi soldi in velocità per cercare anche di dare una risposta urgente alle persone e alle famiglie che hanno bisogno in questo momento. Questo è un momento eh, straordinariamente complesso e soprattutto i più fragili, quelli veri, i poveri veri, eh, non vengono in comune, rimangono isolati in casa per dignità e per vergogna e quindi noi dobbiamo eh, attivare una politica in uscita, entrare in queste case e dire a queste persone voi non siete sole. Entrare nelle case e dire a queste persone voi non siete soli. Alcol, droga fanno male se non subito nel tempo grazie per questi messaggi grazie Tony grazie Livio ci dobbiamo fermare giusto il tempo per ricordarvi che sarà una giornata bellissima e quanto bella sia lo racconta la webcam da Porto Sant'Elpidio così come quella da Senigallia ed altre zone di Ancona grazie buongiorno per tutto il giorno appuntamento se avete piacere con Buongiorno TV tutti i giorni